Eccoci qui, Zenfone Zoom, vediamo l'ingresso micro USB, qui il display da 5,5 pollici Full HD e la fotocamera anteriore a 5 megapixel. Facciamo una panoramica dei pulsanti laterali, pulsante per la fotografia rapida, registrazione rapida, tasto accensione e spegnimento, bilanciere del volume. Poi nella parte superiore abbiamo il jack per l'audio. Nella parte posteriore abbiamo la cover in similpelle, la fotocamera da 13 megapixel con zoom ottico a 3x, autofocus laser, doppio flash LED. Eccola qui, lo vediamo in tutta la sua bellezza, davvero ben fatta. Un po' grosso, però va bene così. Ed ora vediamo invece l'ingresso per la SIM, per la micro SD e la batteria da 3000 mAh. Questa è invece la cover posteriore. Ora passeremo alla recensione completa del dispositivo. Benissimo, Zenfone Zoom che ha un processore Intel Atom quad core da 2,3 GHz con 4 GB di memoria RAM, memoria interna da 64 GB, espandibile tramite micro SD fino a 128 GB. Come vi ho detto in apertura, come vedete abbiamo un display da 5,5 pollici Full HD con Gorilla Glass 4, quindi di ultima generazione. Come possiamo vedere, abbiamo un'interfaccia grafica come al solito Zen Asus Zen UI, molto gradevole, molto semplice, però io a me piace appunto, come voi sapete, questa interfaccia davvero pulita. Queste sono le applicazioni che trovate nella home, tranne ovviamente quella di Twitter che l'ho messa io. Comunque adesso procederemo a vedere anche tutte le altre applicazioni preinstallate e ovviamente anche l'applicazione della fotocamera e il browser che è proprietario di Asus. Come possiamo vedere, abbiamo purtroppo molte applicazioni, direi fra virgolette inutili, tipo Clean Master, CM Security, Dr. Booster. Possiamo tenere solamente Dr. Booster volendo, le altre le possiamo tranquillamente eliminare. Poi, andando avanti con le cartelle, troviamo una cartella utilissima, questa, dove ci sono tutte le applicazioni principali di Asus, ovvero la galleria, i contatti, il gestore file. Abbiamo anche la torcia, la musica e l'applicazione web storage che ci permette di visionare lo spazio che abbiamo a disposizione, lo nel cloud dedicato appunto. Tornando indietro, vediamo potenza e incremento, in pratica va a pulire la cache del dispositivo e la RAM e va a potenziarlo, vedete 317 MB liberati di RAM. Abbiamo poi l'applicazione Temi che ci permette di personalizzare il nostro dispositivo. Una volta aperta possiamo scaricare ed installare temi sia gratuiti che a pagamento. Tappiamo su un tema a caso, andiamo a vedere appunto che possiamo vedere anche, oltre allo sfondo, anche le icone, centro notifiche, come le ritroveremo dopo l'installazione. La cartella Google con tutte le applicazioni Google, ovviamente. Passiamo oltre, vediamo ovviamente l'applicazione telefono, messaggi, browser e fotocamera che vedremo dopo. Poi sulla sinistra abbiamo una schermata vuota dove possiamo aggiungerci quello che vogliamo e sulla schermata destra abbiamo il risparmio energetico che ci permette di regolare fino ad un massimo di risparmio, addirittura super risparmio energetico, e in pratica va a disattivare tutte le funzioni tranne che quella per le chiamate e per gli SMS. Questo ci permette di far durare molto di più il dispositivo, anche se con i suoi 3000 mAh si arriva tranquillamente a fine giornata. Però, se vogliamo farlo durare di più, basta attivare super risparmio energetico, appunto. Torniamo ora alle applicazioni preinstallate. Come possiamo vedere, abbiamo anche l'applicazione aggiornamento software. Andiamo a vedere un attimino il centro notifiche. Vediamo che la luminosità è già al massimo e devo dire che non è molto luminoso lo schermo, come possiamo vedere, appunto. Abbiamo tutti gli switch per attivare e disattivare la torcia, connessione internet, connessione dati, Bluetooth,
e quant'altro. Poi abbiamo l'ingranaggino che ci permette di accedere alle informazioni del sistema e quella con la penna per prendere note rapide, nonché il nostro accedere al nostro profilo, quella con l'icona, con la nostra immagine. Andiamo avanti, andiamo a vedere aggiornamento software. Io l'ho già controllato pochi minuti fa. Come possiamo vedere, non ha ricevuto ancora aggiornamenti. Vi dico ancora che abbiamo l'Olipop 5.0 e l'azienda non lo aggiornerà a Marshmallow. Almeno questo è quello che ci ha detto l'agenzia PR. Andiamo avanti con Asus Mobile Manager. Eccolo qua. Ci permette di tenere sotto controllo sia la batteria che la RAM e poi anche le applicazioni che si avviano automaticamente all'avvio del dispositivo, nonché l'utilizzo dati e l'opzione antivirus. Noi tappiamo su potenza e incremento, che in pratica non è altro che la shortcut che abbiamo visto in precedenza. Eccolo qua, abbiamo potenziato il nostro dispositivo. Recuperato qualcosa della RAM che, come vedete, è al 44% di utilizzo, così com'è. Poi andiamo avanti con il backup, il browser che vedremo un attimino più avanti, le impostazioni che se vedremo più avanti. Abbiamo l'opzione per il righello, abbiamo l'applicazione Meteo, l'applicazione My Asus che ci permette di tenere sotto controllo la garanzia del nostro dispositivo o dei nostri dispositivi Asus che abbiamo acquistato. Poi, proseguendo, abbiamo altre applicazioni, eccole qua. Abbiamo visto i temi, abbiamo altre applicazioni come Zen Flash Camera che ci serve qualora avessimo acquistato anche l'accessorio dedicato Zen Flash, Zen Talk, Zen Circle, che secondo me si può anche eliminare, si possono anche eliminare perché personalmente non ne ho mai utilizzate se non le prime volte per vedere di cosa si trattasse e quant'altro. Abbiamo anche Street View e l'applicazione foto. Queste Twitter e Spotify le ho aggiunte io adesso provvisorie. Ho fatto una pulizia del dispositivo prima per mostrarvi appunto come si presenta con tutte le applicazioni preinstallate. Come ho detto, molte applicazioni preinstallate, però la memoria che abbiamo a disposizione, memoria interna iniziale di 64 GB. Passiamo ora alle impostazioni, al menu impostazioni molto colorato, molto semplice. Come possiamo vedere, abbiamo gli switch per attivare e disattivare il Wi-Fi, Bluetooth, l'impostazione delle chiamate, l'utilizzo dei dati sia wireless che mobile, molto comodo per tenere sotto controllo il consumo di dati. Poi abbiamo altro che ci permette di attivare, disattivare modalità aereo, NFC, VPN, tethering, hotspot, le reti cellulari, serve multimedia digitale, eccetera. Torniamo indietro, andiamo avanti con il display, dove possiamo impostare lo stile del font anche in tre diversi font, le dimensioni del carattere e tutte le altre impostazioni che riguardano il display. Zen Motion che ci permette di attivare e disattivare il movimento tocco e la modalità anche ad una mano audio e notifiche, non disturbare. La memoria ci permette tramite questo semplicissimo grafico molto dettagliato di sapere cosa abbiamo installato e quanto spazio occupano. Anche qui la micro SD, vedete, ci dà anche lo spazio della micro SD. Logicamente, qui abbiamo tutte le varie applicazioni preinstallate, 2,79 GB, foto, audio, eccetera, tutti i dati di memorizzazione. Proseguiamo, andiamo avanti, abbiamo download, applicazioni, utenti, batteria che, come vi ho spiegato, si può attivare il risparmio energetico. Postazione di personalizzazione Asus, i temi, eccoli qua. Qui abbiamo i temi che vi ho fatto vedere prima, ovvero ci fa vedere i temi preinstallati o che abbiamo installato. Poi abbiamo la schermata di blocco, geolocalizzazione, la modalità semplificata che, come vedete, permette di avere delle icone molto grandi, magari per chi ha problemi di vista e appunto può tornare molto molto utile. Tornando indietro, abbiamo anche la modalità bambini che rende il dispositivo molto più alla portata dei bambini,
con della grafica dedicata appunto ai bambini, quindi potremmo darlo ai nostri o ai vostri bambini per giocarci un pochettino, ovviamente sotto la nostra supervisione, logicamente. Poi abbiamo la sicurezza, account, sicurezza qui logicamente possiamo impostare il PIN e quant'altro, il blocco schermo, la schermata, eccola qua, formato file schermata, abilità audio istantanea, torniamo indietro, andiamo avanti, andiamo sulle informazioni sul dispositivo. Abbiamo visto che ha Android 5.0, come vediamo, con patch di sicurezza Android 1 aprile 2016, appena controllato l'aggiornamento, queste sono le informazioni sul dispositivo. Poi abbiamo l'aggiornamento app ZenUI, che in pratica ci consente di aggiornare rapidamente le applicazioni dedicate all'interfaccia grafica e poi ci suggerisce anche di installarne delle nuove qualora non le avessimo installate, tipo SuperNote e What's Next. GenCircle qua l'abbiamo già installata, Clock idem e applicazione fotocamera. Ora passiamo al browser web proprietario di Asus in alternativa a Google Chrome. Direi che è molto semplice da utilizzare grazie anche alle, come vedete, alle descrizioni delle funzioni di utilizzo a schermo una volta la prima volta che vi accediamo. Abbiamo già delle cartelle predefinite, poi abbiamo i nostri segnalibri qualora volessimo metterli, eccoli qua, e poi abbiamo le pagine salvate. Andiamo subito ad aprire una pagina, andiamo su quella della CNN, vedete che ci dà tutte le informazioni necessarie per imparare ad utilizzare in maniera rapida e semplice il nuovo browser. Tappando su questi puntini abbiamo il menu a tendina che ci permette di accedere a diverse impostazioni. Tappando il menu, l'iconcina col più, apriamo una nuova scheda, multitasking, togliamo la scheda, andiamo su Tech Different ora, andiamo a cercare il nostro sito e giusto per darvi un feedback di come si comporta in fase di caricamento, sia in rete Wi-Fi che in rete 3G, 4G è eccellente, logicamente. Anche per quanto riguarda la parte telefonica, devo dire che si comporta molto molto bene. Andiamo a vedere lo scrolling, vedete che è molto buono, eccolo qua. Andiamo a vedere magari un articolo, andiamo a vederlo anche in modalità orizzontale, così almeno avete modo di vedere. Anche qui vedete abbiamo la modalità solo lettura che va a togliere le immagini. Andiamo a fare il pinch to zoom sull'immagine, possiamo ingrandire anche le immagini degli articoli presenti. Ecco qua. Poi abbiamo anche una praticissima barra laterale destra, un praticissimo pulsantino trasparente che vedete qui destro per lo scrolling unico, oppure fare ogni tanto col dito. Bene, direi che per quanto riguarda il browser siamo a posto. Io direi di passare ora all'applicazione, al punto forte fra virgolette di questo dispositivo, ovvero l'applicazione fotocamera. Applicazione fotocamera, come vedete, molto semplice. Abbiamo il tempo residuo di registrazione nonché le fotografie che possiamo scattare. La modalità luce bassa permette di avere fotografie più chiare in assenza di luce, appunto. Poi abbiamo il tasto per attivare e disattivare il flash, switch per la fotocamera posteriore e anteriore. Qui abbiamo le impostazioni della fotocamera, videocamera e impostazioni generali. Vedete che possiamo andare a modificare tutti i parametri, nonché l'ottimizzazione, anche la risoluzione. Io l'ho lasciata a 13 megapixel 4 terzi, appunto per poter farvi vedere tutto il potenziale di questo dispositivo. Andiamo a scorrere ancora tutte le altre impostazioni, vedete quante ce ne sono. Anche per quanto riguarda il salvataggio sulla memoria interna oppure su micro SD.
Tappando invece queste quattro iconcine abbiamo le modalità di fotografia nonché di registrazione video manuale, manuale HDR, vedete modalità GIF, anche animazione GIF, panorama, rimozione magari di elementi di sfondo indesiderati, rallentatore, panosphere, eccetera. Andiamo ora a fare la nostra classica prova col telecomando, eccolo qui, andiamo a scattarci una bella foto, giusto per fare la nostra classica prova live della fotocamera del dispositivo, eccolo qua, andiamo a vederla in orizzontale così almeno potete, eccola. Questa è la fotografia in 13 megapixel, formato 4 terzi, devo dire che è uscita bene, i colori sono usciti bene, purtroppo ho constatato che i colori caldi risultano troppo chiari, tipo il rosso risulta un po' troppo chiaro, infatti lo vedrete anche dalle foto di prova che ho fatto, tipo la moto che segue, eccola qua, vedete il rosso, vedete che è troppo chiaro secondo me, e con altri dispositivi invece risultava un rosso più naturale, eccoli qua. Comunque vi lascio il link nell'articolo appunto per darvi la possibilità di vedere le immagini in formato originale. Proseguiamo qui, andiamo ad attivare modalità manuale, qui abbiamo tutte le impostazioni manuali, nonché il mirino, vedete che abbiamo possibilità per i professionisti questo di accedere a tutte le impostazioni, qui abbiamo i tasti rapidi di scatto di fotografie e registrazione video rapido. Bene, direi che questo dispositivo si è rivelato molto performante perché ovviamente sia per quanto riguarda il chip a 2,3 GHz quad core Intel Atom e i suoi 4 GB di RAM raggiunge le prestazioni davvero elevate. Il display Full HD è molto molto bello, l'audio è buono anche se è migliorabile. Molto buono l'audio per le chiamate, come vi ho detto, anche la ricezione della rete telefonica è ottima. L'unica cosa che mi sento di notare è la fotocamera, che pensavo fosse molto performante, invece sì, è buona come fotocamera, però non è ai livelli dei top di gamma. Trovate questo dispositivo appunto ad un prezzo un po' troppo elevato su Amazon a 549 euro, più le spese di spedizione, le sto guardando giusto ora, sono circa 7 euro qualcosa. Dispositivo sì interessante, che soprattutto da tenere in considerazione magari con un paio di centoni in meno. Vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima.